E sono in Piazza della Scala a Milano. Lì proprio alle mie spalle c'è Via Manzoni, dove parte l'intervista a un imprenditore, ad Alberto, che insomma in questo periodo sta attraversando veramente un momento difficile, come tutti i lavoratori o comunque tutti gli imprenditori del mondo della ristorazione. E quindi la mia intervista adesso in Via Manzoni, nel suo locale, proprio Manzoni, di fianco al teatro alla Scala. Sì. Sono arrivato non in ufficio, non so se Qui sei tutto il giorno, quindi se dovessi io provare. Ciao, sono Ciao. con Alberto Dacini, sono in un luogo fantastico a Milano, sono qui in Via Manzoni e Alberto è il titolare, naturalmente adesso lui ci racconterà che cosa sta avvenendo in questo momento e siamo aperti, appunto è aperto in questo momento, però la situazione assolutamente non è ancora ben definita. E siamo nel mese di febbraio, quindi ci troviamo in zona gialla a Milano e in tutta Italia quasi, e chiedo appunto adesso ad Alberto qual è la situazione attuale. Allora, è abbastanza complicato dire qual è la situazione attuale perché è da pochissimo che abbiamo ripreso, abbiamo aperto alcune attività per le quali era consentito operare, benché con le limitazioni, le restrizioni ancora attualmente in vigore. È difficile fare un quadro della situazione al momento perché non abbiamo una chiarezza evidentemente di quello che accadrà in futuro, abbiamo visto i mesi passati di chiusura e quindi conosciamo bene la situazione alla quale siamo arrivati, che è veramente molto pesante dal punto di vista finanziario, molto pesante dal punto di vista anche psicologico, perché non soltanto i soci, partner che gestiscono questi locali, ma anche i dipendenti stanno vivendo con estrema angoscia tutto quello che è accaduto e le incertezze che evidentemente sono ancora connesse con questo tipo di attività pongono parecchi dubbi su quando si riuscirà a ricominciare ad operare in modo quasi ordinario, perché comunque sembra ancora abbastanza lungo il percorso prima di tornare ad una situazione di quasi normalità, dove sappiamo che dovremo convivere ancora per un po' di tempo con le restrizioni, insomma, la gestione di questa pandemia.
Parliamo del tuo gruppo, del vostro gruppo. Quindi voi avete assolutamente, diciamo così, dei luoghi molto strategici a Milano e non solo a Milano, in tutta Italia, come punti di riferimento per il intrattenimento. Quali sono i vostri luoghi? Allora, forse vabbè, i più noti sono il Jazz Cavalli di Milano e l'Hollywood, uno per successo di questi ultimi anni, l'altro probabilmente anche per storicità del brand. Beh, io mi ci metto dentro nella storia dell'Hollywood, ho iniziato ad andare a ballare a 16 anni proprio lì. Altri da lì poi sono nati molti altri locali, tra quali quello dove ci troviamo attualmente, il Manzoni, un ristorante in centro che abbiamo aperto solo pochi mesi prima del lockdown generale. Ah sì, l'avete proprio aperto poco prima. È stato inaugurato a settembre del 2019. Quale? Questo. Dove ci troviamo adesso, quindi il Manzoni. Questo ristorante è stato inaugurato nel settembre del 2019. Riuscito ad operare per 6 mesi, dopodiché purtroppo è andata come è andata. Adesso è aperto appunto solo per gli orari, quindi insomma, disposizione di legge, quindi dalle 5 fino alle 6 del pomeriggio. Esatto, attualmente è aperto per i pranzi, per i brunch, le colazioni, anche nel weekend. Insomma, si cerca di fare quello che si riesce in questo periodo. Altri locali che sono stati aperti negli anni, soprattutto il Lollapalooza, il The Club, il The Beach a Milano, sono diverse aree strategiche presidiate che per locali che operano sia nella fascia serale che nella fascia notturna. E i lavoratori quanti sono più o meno in totale? Comunque saprai il numero? Sì, allora all'incirca all'interno di questi locali complessivamente lavorano qualche centinaia di persone, stiamo parlando di quasi 300 dipendenti. Che in questo momento per la maggior parte sono in cassa integrazione, perché soltanto alcuni di questi locali hanno potuto riaprire, tra cui quello dove ci troviamo, e il Cavalli per quanto riguarda il brunch, il sabato e la domenica, quindi nel weekend. Sono fasce orarie molto limitate, per cui soltanto alcuni di loro a turno sono potuti tornare, tutti gli altri locali evidentemente no. Situazione proprio molto diversa. E anche dal punto di vista personale, come hai vissuto questo anno pazzesco, cioè dal 2020 fino adesso, appunto che siamo proprio a pochi giorni dalla consapevolezza che eravamo in mezzo a una pandemia? Allora, una volta assimilato, diciamo, il dramma generale della situazione che ha attanagliato tutti, personalmente sono stato molto coinvolto sulla soluzione dei problemi che hanno riguardato le nostre attività. Ahimè, la chiusura ha portato molte più problematiche di quelle che erano nell'ordinaria amministrazione, quindi ci sono stati da gestire tutta una serie di difficoltà, dalle moratorie bancarie, a richieste di nuovi finanziamenti, all'accesso a nuove forme di contributi piuttosto che di finanziamenti concessi con garanzie statali. È stato necessario negoziare con i fornitori, aprire delle trattative con i sindacati per poter usufruire delle casse integrazioni. Da un certo punto di vista, personalmente, almeno dover tenere la testa occupata da una serie di problemi che avrei comunque evitato molto volentieri, è stato un aiuto per dimenticare, insomma, la problematica legata all'attività, e a tutto ciò che dovremo affrontare in futuro per poter riprendere. Per cui personalmente sono stato veramente molto 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 preso, molto coinvolto da delle problematiche straordinarie che normalmente non avrei dovuto seguire o che non abbiamo mai seguito, tra l'altro anche con poco supporto, perché quasi tutta la nostra parte amministrativa era in cassa integrazione, non c'era la possibilità comunque di poter usufruire di personale aggiunto per comunque gli stipendi non avremmo saputo come pagarli, per cui gestire tutta questa problematica per tutte le società, per tutti i dipendenti, pressoché da solo, insomma, ha occupato parecchio tempo. Certo. Da un certo punto di vista, insomma, forse psicologicamente è stato meglio così, finanziariamente no, ma psicologicamente sì. Tra l'altro appunto io sono qui anche perché questo progetto appunto di interviste rispetto a personalità, comunque a
testimoni, no, del municipio 9 dove appunto abito e dove appunto per il quale sto facendo questo lavoro di interviste, perché è un progetto proprio che racconta e testimonia un po' gli amici, le amiche che fanno parte di questo contesto. E proprio nel municipio 9 c'è l'Hollywood, no? Questo locale comunque molto molto conosciuto, ma anche a livello nazionale, non solo milanese, che in questo momento è purtroppo chiuso. E quando passi davanti a questo locale, che cosa ti prende, visto che appunto abituati, insomma, al popolo della notte, come si dice, anche per me dire movida non è un termine esatto, perché mi sembra quasi una cosa un po' disorganizzata, invece è un mondo molto molto organizzato, anzi, ed è veramente l'intrattenimento organizzato quello che fate voi. Qual è il sentimento appunto che provi passando davanti all'Hollywood, chiuso, o comunque entrando nel luogo appunto abituato a vedere la vivacità, i colori della musica e quindi del divertimento, invece così freddo e buio? Allora, sicuramente c'è un legame affettivo nei riguardi dell'Hollywood abbastanza vivo, e quando si passa lì di fronte è abbastanza complicato, cioè non pensare a tutte le volte che si è passati e vedere la coda fuori, o comunque sapere che alla sera avrebbe aperto e sarebbe stato teatro di vivacità, di socialità e di vita da parte dei giovani milanesi. Oggi vederlo così evidentemente era trista, ma ormai ci stiamo facendo un po' l'abitudine a situazioni tristi di questo periodo, per cui tiriamo avanti e, come dicevi tu, cerchiamo di pianificare il medio e il lungo termine. Questo tipo di attività non avrebbe vissuto per 35 anni se non ci fosse stata una lenta pianificazione retrostante e non ci fosse comunque la gestione a livello proprio manageriale di queste realtà, per cui ormai sappiamo che la realtà con cui dobbiamo convivere è particolarmente triste e difficile, per cui cerchiamo di limitare la sfera emotiva a quei 2-3 minuti in cui si passa di fronte, ma poi immediatamente dopo si entra nell'ambito delle pianificazioni, delle strategie che si cerca di mettere in atto per il momento della ripresa. Già guardiamo al lato positivo insomma, cerchiamo di guardare anche l'altro lato della medaglia, nel senso che questa pandemia lascerà tanti cadaveri dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista locali, lascerà tanti cadaveri sul percorso, per cui quello che ci aspettiamo è che nel momento in cui si riprenderà saremo agevolati dal fatto di essere ancora lì, essere ancora presenti ed essere forse una delle poche realtà che rimarrà, per cui da questo punto di vista cerchiamo di organizzarci in modo tale da cogliere dei benefici in futuro, anche se in questo momento si vedono ancora gli anni tempo. Tra l'altro, appunto, dicevi bene, no? Il fatto di raccogliere queste energie positive. Voi tra l'altro siete una squadra, no? Comunque il fatto appunto di unire le forze porta ancora più voglia di riprendere, appunto, di andare avanti, perché se uno poi, dicevi, no, è solo, è in solitudine, è evidente che si sente anche svantaggiato. Invece voi avete questa forza della dell'unione. Questa realtà non è rappresentata esclusivamente da me, evidentemente, ma ci sono diversi partner operativi che si occupano ciascuno del proprio ambito, delle proprie competenze, per cui sono tutte realtà gestite in proprietà di squadre, di persone che operano in base alle loro specifiche competenze, in base alla specifica esperienza conseguita negli anni, per cui lavorando in gruppo e consultandoci costantemente, riunendoci e ragionando su quelle che possono essere le migliori strategie da mettere in atto per il futuro, diciamo, ci si dà comunque forza, coraggio e ci si sente molto più forti che nell'essere un singolo individuo che porta avanti questo tipo di lavoro. E in questo momento avete un rapporto particolare con i social, con i media, cioè come fate per
per il futuro, appunto, visto che fisicamente si può essere in pochi, no? Anche rispetto a prima, proprio sui miei luoghi e nei tempi. Avete qualche attività in prospettiva? Noi abbiamo una divisione interna composta da un top di persone che si occupa esclusivamente della parte media, social, communication, e sono degli esperti che ormai seguono i nostri account Facebook, Instagram, piuttosto che le newsletter, le comunicazioni da da un bel po' di anni, per cui certo. Stiamo continuando a comunicare da questo punto di vista, informando i nostri clienti, spiegando quello che andremo a fare. Quindi, tra l'altro, appunto, dicevi anche prima che un momento di socialità vera è addirittura nel weekend, no? Il sabato e la domenica, vista la mancanza tra l'altro di turisti, no? Che ormai non vengono da un anno purtroppo in Italia, e dei lavoratori, no? Perché comunque durante la settimana tantissimi, poi insomma siamo in centro Milano, quindi in molti sono anche smart working, no? Con uffici pubblici, quindi anche questo diciamo così cambiamento di persone che vengono in questo caso, qui siamo proprio di fianco alla Scala, insomma, quindi un luogo proprio simbolo della Milano dell'intrattenimento e quindi anche della piacevolezza del divertimento. Quindi hai notato questa mancanza? Come vivi il fatto che non ci sono più turisti a Milano? E i turisti erano un grande aiuto per la città di Milano, erano comunque un elemento di internazionalità per la città di Milano. Milano ha avuto una caratteristica, benché non sia una città grande quanto Parigi, Londra, Barcellona o New York, è sempre stata una città molto internazionale, benché geograficamente piccola rispetto a queste, ha sempre avuto questo connotato di internazionalità, dove c'è sempre stato molto interscambio culturale con cittadini provenienti da qualsiasi parte del mondo. Noi li vediamo, li appunto abbiamo accolti per tantissimi anni nei nostri locali, dall'Asia, dal Sud America, non solo dall'Europa e dal Nord America, non ci si potrebbe aspettare. Mancando loro, chiaro che manca un po' tutta questa fetta, questa vitalità, anche questo interscambio culturale, che l'ha fatto vedere presenti persone che all'interno dello stesso locale, nella stessa serata, avere 7, 8, 10, 15 nazionalità diverse, insomma è una caratteristica peculiare di città come Londra e New York, ma anche nel suo piccolo di Milano. Mancando oggi, è chiaro che manca un affetto importante del lavoro, però vista la situazione, forse non è la cosa più importante che sta mancando in questo momento. Certo. Si lavora, come dicevi tu, abbastanza bene nel weekend, perché è l'unico momento in cui ci stiamo rendendo conto, ma lo vediamo anche dalle strade delle varie città, dai punti di assembramento delle varie città, che il weekend diventa un po' il momento in cui la gente si ritrova un po' in una forma di socialità contenuta, limitata, però cerca di esprimere, di vivere questa forma di socialità tendenzialmente durante il weekend, mentre nella settimana si vede veramente poco movimento, sì. Lo smart working sta ancora prevalendo. Certo, tra l'altro poi siamo in Piazza della Scala, quindi avrai sicuramente visto, magari anche partecipato, ti chiedo, a queste manifestazioni che ci sono state negli ultimi tempi, no? Rispetto proprio alle difficoltà del mondo della ristorazione, dei commercianti, del mondo del turismo. Come vedi l'atteggiamento del governo, senza parlare appunto del comune, perché comunque il comune si deve attenere alle leggi dello Stato e della Regione, ma come secondo te si sta facendo qualcosa di vero rispetto a quelle che sono le difficoltà del mondo della ristorazione, del commercio, del turismo e dell'intrattenimento? Allora, in questo momento in cui il governo è caduto è difficile dirlo. Sì, in questi giorni è difficile. Parlando per il periodo pregresso, un piccolo aiuto evidentemente sono stati sia i ristori che i crediti d'imposta, hanno aiutato, sono stati una boccata di ossigeno per cercare di dare sopravvivenza per un periodo limitato comunque di tempo da alcune realtà che ormai non avevano praticamente più ossigeno. Al di là di questo, diciamo che l'aiuto è stato molto limitato, è stato un aiuto parziale, limitato nel tempo, un po' disorganizzato forse, non abbiamo notato una chiara strategia alle spalle che indicasse un percorso da intraprendere
per poi non tornare indietro, ovvero mi spiego meglio. Il grosso problema che hanno vissuto tutte le attività della ristorazione, ma credo anche il commercio al dettaglio, è il continuare a fare un paio di passi avanti per poi farne un paio all'indietro, cioè aprire a singhiozzo, richiudere, aprire per una fascia oraria, poi questa fascia oraria viene cambiata, poi torno indietro. Da un punto di vista imprenditoriale uccide molto di più l'incertezza che la mancanza di lavoro, per cui il non poter organizzare la totale disorganizzazione dal punto di vista delle aperture, di che cosa si poteva fare, come, quando, ma anche nei riguardi dei cittadini che a un certo punto non sapevano più se potevano uscire dal loro comune, dalla loro regione. Tanti hanno abbandonato anche la speranza di cercare di capirci. A un certo punto hanno detto: stiamo a casa e aspettiamo, vediamo quello che accadrà. Sentito parecchi amici che a un certo punto non sapevano più se potevano andare nel comune di fianco o meno, potevano andare dagli amici, dai genitori, dai parenti. Per cui questa, diciamo, mancanza di una strategia di più lungo termine è stato un po' il problema vero in sé che noi abbiamo vissuto. Poi gli aiuti possono essere di diverse forme, comprendo anche il fatto che è difficile dare aiuti in un contesto in cui mancano anche delle risorse finanziarie, o comunque bisogna fare più attori contenti con le risorse finanziarie limitate. Però certo è che questa mancanza di organizzazione è stata forse l'elemento peggiore. Certo. Cosa possiamo dire come messaggio, diciamo così, a tutti coloro che, insomma, diciamo che insomma, magari anche più in piccolo rispetto alla tua attività, comunque al vostro gruppo, cosa possiamo dare come messaggio a chi deve restare ancora in campo? Secondo te si deve cercare di mantenere un po', diciamo così, questa forza di resistenza, o si deve arrendere, perché comunque questa situazione sembra ancora quasi veramente all'infinito? Sai, è difficilissimo dire in genere alle persone che ci ascoltano che cosa suggerirgli, un percorso, perché dipende veramente troppo spesso dalla realtà specifica di ciascuno di noi. Ciascuno dovrebbe in realtà provare a fare un'analisi oggettiva e non condizionata dall'emotività, dal pessimismo, dall'ottimismo o dalle informazioni che riceviamo, che sono sempre, purtroppo lasciano il tempo che trovano, a livello temporale, perché il giorno dopo sono già disattese, per cui alla luce di un'analisi oggettiva della propria realtà, capire, magari anche con supporto di consulenti, con supporto di amici, con supporto di qualcuno di cui si ha fiducia, capire esattamente che cosa conviene fare, se perseguire l'obiettivo o indirizzarsi su nuove strategie, nuovi obiettivi, nuovi percorsi, reinventarsi magari tramite l'applicazione di nuove tecnologie piuttosto che altre forme di innovazione, comunque trend che stanno emergendo. Per cui il mio suggerimento è più che altro fare un'analisi di se stessi, della propria realtà, del proprio contesto, nel modo più oggettivo possibile. E secondo te Milano riuscirà a superare questo? Sì, Milano sì, Milano è comunque una città, l'abbiamo vista, io vivo qua da praticamente sempre, l'abbiamo vista in momenti più o meno felici negli ultimi 20, 30 anni, 40 anni, per cui Milano comunque ormai credo che, benché questo contrattempo, insomma, questo dramma che abbiamo vissuto tutti, è una città che abbia preso ormai un percorso, ha intrapreso un percorso virtuoso di crescita e catalizzatore di investimenti un po' per tutta la penisola da cui poi partono e creano il dotto un po' in tutto il contesto macroeconomico allargato, per cui Milano sta diventando anche probabilmente con la perdita di potere finanziario e economico da parte di Londra per quanto riguarda il panorama europeo, sta diventando un po' un hub finanziario e economico del sud Europa, più probabilmente di Barcellona o di altre realtà nella parte sud del nostro continente. Per cui sono abbastanza convinto che Milano non avrà particolari problemi a riprendersi. È solo una questione temporale, speriamo più veloce possibile. Mi auguro che
entro la fine dell'anno riprendere ad un nuovo anno, nuove aspettative. Speriamo. Fiduciose. Grazie, grazie Alberto, grazie per questo augurio anche per tutti noi, specialmente appunto per chi come noi, insomma, professionisti o comunque chi lavora veramente come freelance, come gestione della propria vita in situazioni anche diverse rispetto a quello che sono chi ha un lavoro, diciamo così, fisso, quindi siamo soggetti alle varie intemperie in ogni senso. Grazie ancora ad Alberto e un arrivederci in Mose Time e naturalmente per le prossime interviste. Arrivederci, grazie. Posso fare una foto con te?